Quinta serie, la penultima. Kim Ma-sun Bomma, Corea del Nord, triplo salto mortale e mezzo, indietro Carpiato. Era quindicesimo in classifica, staccato di 23 punti da Andrea Chiarabini, che è ottavo. Andiamo a vedere come reagiranno in questi ultimi due tuffi molto importanti. Andiamo anche a vedere la posizione di Lin Yue, 17esimo. Lin Yue ha 37 punti di ritardo dal 12esimo, però ha anche 5 atleti fra sé e l'ultimo posto utile. Diciamo che se gli atleti che saltano non fanno grossi favori a Lin Yue, Lin Yue ce l'avrà sicuramente dura a ritornare, anche perché avrà due tuffi, sì, ad altissimo coefficiente di difficoltà, 3-6, 3-6, però... Sì, fra l'altro lui è l'ultimo atleta a dover eseguire la verticale, e con queste condizioni di vento potrebbe anche capitare in un momento a lui sfavorevole. Intanto Kim Sun Bom sale a 344,10. Adesso Nasin, quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Solo 38 punti al mattino. E sbaglia anche adesso. Proprio non riesce a raggruppare. È partito subito dopo il fischio. Non c'è raggruppatura. Non riesce a tenere il tuffo con le braccia, con gli addominali. Finisce di pancia e rischia la qualificazione. Sì, 35 punti, sarà obbligato a fare non bene di più con l'ultimo tuffo, che sarà l'avvitamento indietro da 3,6 di coefficiente. Quindi diciamo che questa è una buona notizia per Lin Yue. Esatto, questo atleta è uno di quelli che metterà sicuramente più a suo agio Lin Yue nel eseguire i suoi tuffi. Zakharov, verticale indietro, triplo salto mortale carpiato. Parte da 257 punti. Niente, Zakharov non riesce oggi a risalire. Non riesce a centrarne uno di tuffo, incredibile. Dovrebbe essere di fatto finita la sua gara a 59,50, 317,30 per l'Ucraina. Grande delusione di questa gara. Diciamo che non sono proprio poche le delusioni di questa gara, perché l'errore di Kubo, Lin Yue, Tom Daley, insomma ce n'è di gente importante che sbaglia, e anche in maniera clamorosa. Stein, tedesco, l'ultimo della classifica, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Uno dei 5 debuttanti in una grande manifestazione di questa semifinale. Intanto sbaglia, non c'è più con la testa, niente da fare. Solo che è brutto uscire così da una gara. Era riuscito a centrare l'eliminatoria e entrare a passare alla semifinale, ma qui veramente dimostra il suo valore, che non è assolutamente 26,40. Ci sono in questa semifinale 11 atleti che erano entrati nella semifinale olimpica, più Chiarabini e Kaptur, che erano stati eliminati in qualificazione, e poi 5 debuttanti assoluti, uno di questi appunto Dominic Stein, un altro è Juan Rios, che era 13esimo. Questo è un tuffo importante, triplo e mezzo indietro raggruppato per il colombiano, 69,30 al mattino. Sullo sfondo Noemi Batki, che deve riprendersi dalla batosta della piattaforma al femminile. Tutto Rios, una via di mezzo, esatto, una cosa che non so se servirà molto, perché comunque aveva 11 punti di stacco da Andrea. 67,65. Più che altro serve a Chubò per mettere un altro atleta nel mirino fra quelli che lo precedono in classifica. E anche Dalei, che
si era complicato la vita. Doppio mezzo indietro Carpiato con due avvitamenti e mezzo. Questo in assoluto ritengo essere il tifo meno adatto alle capacità di Daley. Quando parte non spinge quasi mai completamente con le gambe, ruba sempre molto negli avvitamenti, e questo fa sì che il tuffo nella parte finale sia molto storto, anche se sempre comunque ben valutato e pagato dalla giuria. Vediamo se sarà così anche in questa semifinale. Problemi di vento perché si muove un sacco. Non è un buon avvitamento indietro questo. Molto storto, scarso. Siamo intorno ai 70 punti del mattino. Anzi no, parecchi di meno. E Daley salirà sulla piattaforma per l'ultimo tuffo sapendo... Guarda che storto che è quando va a carpiare e quando entra soprattutto. Io dico che alla fine ce la fa, però ce la fa solo grazie alla prima metà di gara, come se fosse finita la benzina. Lo vedo anche bello pesante, cioè sicuramente più formato nelle masse muscolari, ma molto pesante. Tse Liang Oi, Malesia, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. E questo tuffo sarà anche il tuffo di Andrea Chiarabini. Sbaglia. Buone notizie per noi, perché io dico buone notizie per l'Inue, buone notizie per i cinesi. Sì, perché comunque nella classifica era dodicesimo, quindi 49,50. Inue parte da 253, può già andarlo a prendere con questo tuffo. Aguirre, triplo mezzo rovesciato raggruppato. Inue farà fatica, però secondo me farà fatica a rientrare nei primi 12. Che a dire però abbondante. Basta e avanza, sì, sicuramente, sì, sì. Per andare a eseguire l'ultimo tuffo con una certa tranquillità, nel momento che questo era l'ultimo veramente gran premio della montagna per lui. 64,35 resta davanti a Daley di 7 punti. Intanto Budaia è davanti a Daley con un tuffo in meno. E adesso è il momento di Andrea Chiarabini, triplo salto mortale e mezzo, rovesciato raggruppato, tutti col naso in su, i tecnici italiani, gli atleti a bordo vasca. Ci siamo! Benissimo. Siamo in finale? Grande, siamo in finale? Finale, sì. C'è. Sei anni dopo tuffo, ma dell'uomo a Melbourne. Ci siamo tolti un gran peso. 80,85 e Chiarabini è in testa alla classifica. Beh, spettacolare. Bravo, bravo Andrea. È qui che ti volevamo vedere, a questi livelli. Ha fatto un bel sospiro. Duellare con i più forti al mondo. Un bel sospiro prima di partire e poi via, il gioco è fatto. 381 punti con un tuffo ancora da eseguire. Ivan Garcia, quadruplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato. Fa impressione solo a pronunciarlo. Quattro salti mortali e mezzo, ritornati dalla piattaforma dei 10 metri, spalle all'acqua. Impensabile, anche già solo da così, sulla carta. Poi lui lo esegue molto, molto anche facilmente, nel senso che non è uno che rischia, che va vicino alla piattaforma, anzi con
Diciamo che lo aveva sbagliato questa mattina. Sì, ma l'aveva sbagliato, ma ce n'ha tanto, sì, perché sì, l'ha finito in abbondanza. Veramente. Ha un lavoro di caviglia impressionante e soprattutto ha una facilità di rotazione quando chiude che è anche meglio dei cinesi. Mamma mia, sì, questo sì, altra musica rispetto al mattino, coefficiente 4.1, andiamo in zona 100. Eh sì, questo vuol dire moltiplicare per 4 volte, levando i due voti più alti e i due voti più bassi, quello che rimane. Rimangono 2.8 e un 7.5, fa 96,35. E secondo me, ritemo, anche questo tuffo meno pagato del normale, perché veramente è un tuffo estremo. 50 punti di vantaggio su Chiarabini, ma la cosa ci importa relativamente, tanto più che domani, se finale sarà per il nostro, si parte tutti da zero. Importante esserci in finale, sì. Far parte di quei 12 atleti migliori al mondo dalla Rupe, dalla piattaforma di 10 metri. Vadim Kaptur, triplo e mezzo indietro raggruppato, era uscito dai 12, ma adesso arrivano i tuffi che lui sa fare meglio, i tuffi con rotazione indietro. Intanto vi diciamo che è pressoché impossibile per lui andare a prendere Chiarabini, dovrebbe prendere dei 10. Non è nemmeno il miglior Kaptur, ma d'altra parte aveva già balbettato questa mattina con il triplo e mezzo rovesciato. Sì, un po' lento nei movimenti, un po' pesante nell'evoluzione del tuffo. Nella parte finale, vedete, manca un po' lo spazio, non si allunga con estrema rapidità, però sta tranquillamente. Intanto, in corsa. Kaptur davanti a Daley. Daley rischia di essere fuori dai 12 prima dell'ultima rotazione. Però. German Sanchez. Triplo e mezzo rovesciato raggruppato. E qui anche lui deve stare attento, perché non è il suo tuffo, è un tuffo che continua, vedete, a ripetere con la mano, mimare il gesto atletico con la mano. Rischia, anche lui rischia, perché più di una volta è andato abbondante con questo tuffo. Non usa la tecnica del suo compagno di squadra Garcia, cioè a saltare, a farlo girare poco, ma lui è uno che dà sempre il 100%, deve però saperlo fermare e controllare. Ecco, bravo, palla grandissima, e qui dovrebbero uscire i 10. Beh, qua c'è poco da dire, cosa vogliamo levare a questo triplo mezzo rovesciato? Non lo so, è lontano? No, è vicino? No, è alto? Sì, è pulito in ingresso in acqua? Sì. 90,75, c'è un 9,5, ci sono 2,9. Era spettinato? Ma forse, il vento. Secondo, a debita distanza da Garcia, molto vicino a Chiarabini. Momento importante, l'invio verticale indietro, doppio salto mortale con 2,5 avvitamenti. Deve andare a cercare i 90 punti. Bah. Ne aveva ottenuti 79,20, non gli bastano adesso 79. Deve verticare con le gambe piegate intanto. Grande ingresso in acqua. Giusta alla fine, alla sua maniera, alla maniera cinese. Secondo me gli avranno anche fatto un attimino... capire che è meglio che si svegli, perché altrimenti in Cina ci torna e ci rimane, non esce più. 91,80, sale al decimo posto e mancano ancora 5 atleti. Possibilissimo che si ritrovi quindicesimo. Guardate la faccia con cui guarda il tabellone per cercare di capire quanti punti mancano al passaggio del turno. Intanto Alexander Bondar. Quanti punti dovrà effettuare per poter stare tranquillo. Doppio mezzo indietro carpiato con 2,5 avvitamenti. Era sesto in classifica. Finirà sicuramente davanti a Ligne. Forse anche davanti a Chiarabini, che per ora è terzo alle spalle dei due messicani. Che classifica per il nostro piattaformista.
La classifica che non sembrava all'inizio, perché ha sbagliato anche abbastanza il primo tuffo, poi ha cominciato ad anellare una serie di punteggi sempre più elevati. Non bello da vedere Bondar, che poi finisce anche molto scarso. Bondar rimane dietro d'Andrea, Bondar sì, anche lui scarso, un po' scarico di energie. E parecchio dietro Andrea, 16 punti e comunque davanti all'Inue, che scivola all'11° posto. Poi Bondar chiuderà con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato, uno dei suoi cavalli da battaglia. Sasha Klein rischia zero praticamente, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Potrebbe anche andare ad affiancare Garcia con i 9,5. Beh, ha impostato il pilota automatico su questi tuffi, che significa un 80 di media, e quindi abbastanza tranquillo, anche se comunque, ripetiamo, ogni tuffo è un tuffo a sé, ha una sua storia. No, questa è Klein fotocopia, copia e incolla praticamente, esatto, no, di ogni tuffo. Copia e incolla di ogni tuffo, se riesce a mantenersi così e a tirare fuori qualcosina di più in finale è un atleta, anche da medaglia, da medaglia pesante. Poi bisognerà vedere chi entra in finale anche, sì, a questo punto. A questo punto sì. Intanto è alle spalle di Garcia Klein, parziale di 82,50. Viktor Minibayev, triplo e mezzo indietro, carpiato. Ligneux è 12° e mancano ancora 3 atleti. Chiarabini dovrebbe chiudere al 7° posto questa quinta rotazione. Ultimo scoglio per Minibayev, triplo e mezzo indietro, che è sempre un tuffo pericoloso, anche per chi lo sa fare bene, infatti lo fa meno bene rispetto alla mattina, manca un po' di spazio, però non ci sono problemi. Ma non c'era necessità di farlo bene, benissimo. Vanno bene anche 73,80 in questa fase di gara. Terzo posto per Minibayev. Ha tirato un po' sul petto nel momento di spinta, questo ha fatto sì che le gambe venissero un po' in ritardo e quindi tutto questo ritardo se lo ritrova in ingresso in acqua, che entra scarso. David Budaia, triplo e mezzo indietro, carpiato. A questo punto, considerando che Chubò sembra essersi rimesso in carreggiata, appunto Ligneux potrebbe avere rispetto al 12° un distacco di 13 punti. Il problema per lui è che il 12° è Daley. Ah, è l'11° che... E invece è Capture. E insomma. Triplo e mezzo indietro, carpiato per il campione olimpico. Tutt'altra musica qui rispetto a Minibayev, si allontana un po' di più, quindi si aiuta un po' di più, però questo aiuto se lo ritrova tutto nella parte finale, perché ha più spazio per allungarsi e per finire quasi alla perfezione. 93,60, che gara sta facendo Budaia, incredibile. E adesso tocca a Chubò, quadruplo salto mortale e mezzo avanti, carpiato, nono in classifica, per andare a prendere il 12° posto gli bastano 44 punti. Certo che non deve neanche sbagliare. Scusate, 53 punti. No, entra scarso, molto scarso. Qui sarebbe bastato il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Sì, ma questi errori così clamorosi da parte dei cinesi. 63,55, comunque gli va bene. Sì, gli va bene sicuramente, sì, però... Rimane al nono posto. Incredibile, No, mi devo correggere, Rios il 12°, non è Daley, Daley è 11°. Rios 356, il primo degli esclusi Nazin 353, Chiarabini 381. Sesto posto, pazzesco, sesto posto ad un tuffo dalla fine, vabbè, è una semifinale. E intanto la grande lotta per entrare in finale. Ligneux
che ha 11 punti di ritardo da Rios. Rios chiuderà con il triplo e mezzo rovesciato, Linue con l'avvitamento indietro. Rios con il triplo e mezzo rovesciato aveva ottenuto 79 punti. Linue non se la porta proprio da casa, no. Anche perché nell'avvitamento indietro non è proprio un grande interprete di questo tuffo, per cui avrà una doppia pressione addosso e vediamo se riuscirà a farcela. Certo, dopo l'eliminazione di Zakharov dal trampolino di 3 metri potrebbe esserci una seconda eliminazione ancora più importante dalla piattaforma di 10 metri. Sesta ultima serie, Kim Sun-bom quindicesimo, doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo. Questo sarà il tuffo di Chiara Bini, il tuffo finale. Quindicesimo staccato di 12 punti da Rios, che è dodicesimo. Solo che in mezzo c'è Linue. Appoggiato molto indietro, abbassa i talloni nel momento di caricamento, si apre l'angolo di spinta, si apre l'angolo di rotazione che non riesce a fermare nella parte finale e vedete che quindi la verticale passa proprio per questo esubero iniziale. 67,20, chiude a 411,30. Andiamo a dare un'occhiata ai punteggi per entrare nelle finali importanti della piattaforma. Shanghai 2011, 419 punti Migliaev, l'ucraino. Ai giochi del 2012, una cosa pazzesca, 495 punti Riley McCormick. Non ne bastarono 482 a Mitcham per entrare in finale. Nazin, che era tredicesimo, il primo degli esclusi, doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. Nazin, approfittando del coefficiente, potrebbe anche creare grandi problemi al cinese. 100 punti. Nazin ritorna 100 punti. Tra i 12 e Linue avrà ancora più problemi. 93,60, non ci sono i 100 punti, ma potevano anche starci perché questo è un tuffo esemplare da manuale. Questo è un grande tuffo non pagato a dovere. Nazin chiude a 447,20 e credo metta in cassaforte la finale. Eh sì, grande Nazin. Certo, una pecca incredibile sul quadro più mezzo avanti, perché sennò è un atleta anche lui con un programma veramente molto competitivo. Zakharov, diciassettesimo, anche per lui doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. Sinceramente direi gara finita, anche se mette dentro un buon, no, ma è l'unico tuffo un po' ben eseguito, non benissimo, da parte di Zakharov, ultimo tuffo però che va a suggellare una gara comunque veramente al di sotto delle sue possibilità. Sotto i 400 punti Zakharov, che i 400 li aveva superati di pochissimo in eliminatoria, mondiale da dimenticare per lui. Così come per Dominic Stein, ma c'è una differenza, Stein ha 18 anni, fa esperienza, Zakharov ne ha 27. Anche per lui doppio mezzo indietro carpiato, ma con un avvitamento e mezzo, quello che farà fra poco Chiara Bini. Finisce qui il mondiale di Stein. Finisce bene. Anche se purtroppo per lui tutto il resto della gara non è stato un granché, però deve ripartire da questo tuffo e pensare che comunque è un atleta che è in grado anche di arrivare tra i 12 finalisti. Però chiude a 325, secondo me per sperare di venire selezionato deve aspettare che si ritiri uno dei Klein, perché insomma Wolfram è molto giovane, Klein magari è già va per i 28, quindi insomma, però secondo me Klein farà di tutto per arrivare a Rio de Janeiro. Rios, il dodicesimo della classifica, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Se fa il bel tuffo e tira fuori gli 80 punti, Linue farà veramente fatica. Non li fa. Fa un grande regalo a Linue.
64,35, chiude a 421, quindi Ligne dovrà fare 76 punti. E li potrà fare tranquillamente, non dico occhi chiusi, bendati, ma quasi. Tom Daley, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Poi finisce che magari ci sono tutti più forti, dopo aver chi più chi meno rischiato l'eliminazione. Daley che ha lanciato di strano ci sarà l'ordine di tuffo in finale probabilmente, con qualche grande protagonista che uno tra i salirà quali... per primo, secondo o terzo. Uno tra i quali potrebbe essere lui, Daley che lanciando la pelle perché si asciug... usano a asciugarsi gli atleti, ha preso il cameraman in testa. Rios 421, quindi deve fare 65 punti per superarlo, qualcosa meno. Il campione, il vero Daley è qui in questo tuffo. Il riassunto è tutto qui, un tuffo solo per far capire di che passo è fatto. 94,05, si sono 2-10 e del resto questo era veramente in verticale, non ha mosso un dito, è andato giù perfettamente in verticale senza sollevare una goccia d'acqua. Per Chiarabini non sarà semplicissimo stare davanti a Daley, dovrà fare 71 punti con l'avvitamento indietro, ammesso che gli interessi, perché bisogna entrare in finale, qui poi il piazzamento è tutto relativo, si riparte da zero. Zeliang Oi, direi speranze zero per lui, triplo e mezzo ritornato raggruppato. Assolutamente sì, 339 il suo punteggio di partenza, quindi con, oltretutto con questo tuffo che è abbastanza buono ma non buonissimo perché la verticale non è raggiunta perfettamente, come diciamo noi in gergo, rimane un po' chiuso nell'angolo della verticale a cucchiaio. 72 punti, 411,75, alla fine è stata, sta venendo fuori una semifinale abbastanza di livello come punteggi, perché serviranno 430 punti per entrare. Aguirre, doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo, il tuffo che precede quello di Andrea Chiarabini. Lui non deve assolutamente sbagliare, anche per lui una sessantina di punti, 70 meglio per essere tranquillo di passare il turno. Li fa tranquillamente alla grande, va vicino ai 90 con ottima gara del cubano, il cubano che ha veramente gareggiato ad altissimo livello. 86,40, va oltre i 450, va a sfiorare il punteggio di Daley. Adesso tocca ad Andrea Chiarabini, doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, parte da 381 punti. Rios ne ha fatti 421, però forse ne servirà qualcuno in più per essere tranquilli. Diciamo che con questo tuffo anche abbastanza tranquillità alle andrebbero spalle. Bene i 67 punti del mattino, sì, che sì, pure non sono stati un punteggio di alto livello. Chiarabini in finale, anche se sporca ancora una volta l'avvitamento. Spancia un po' nella parte finale, nel momento di apertura, non mantiene la pancia dentro, va a cercare l'acqua con le mani, ma prende un po' con il petto, ma va bene, va così. Bene, 70,40, 451,70, non si è ancora accesa la Q sul nostro computer della qualificazione matematica, ma è cosa fatta. 6 anni dopo Francesco Dell'Uomo, 6 anni e mezzo, visto che a Melbourne si gareggiò all'inizio dell'anno. Tanto questo è Daley? Sì, subito ghiaccio. I suoi problemi al tricipite. Chiarabini finalista, Chiarabini che deve lavorare sul primo e sull'ultimo tuffo. Esatto. Ritornato e avvitamento. Assolutamente sì, soprattutto il ritornato, che è il primo tuffo
tipo con cui inizia la gara, proprio inizierà la sua finale, deve dimostrare subito lì anche alla giuria di essere in grado di poter competere ad altissimo livello con tutti quanti, anche con quel tuffo. Ha superato i 450 punti. Intanto la chiusura di Ivan Garcia con il doppio mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti. Altro coefficiente incredibile, 3,8 il coefficiente. Ed è incredibile anche il punteggio finale di Ivan Garcia, 522. Il suo punteggio più alto nel 2013 era stato un 534 alle World Series, ma a Guadalajara, a casa, in casa dunque. Vale molto di più, valgono molto di più questi 522 punti. Sì, noi siamo all'appuntamento più importante dell'anno, al campionato del mondo, e lui c'è, è presente. E vediamo se ci sarà anche capture vera in finale. Triplo mezzo rovesciato raggruppato, deve scacciare le ombre del mattino, perché lo aveva sbagliato e i 60 punti dell'eliminatoria potrebbero non bastare, perché comunque sarebbe alle spalle di Rios, del colombiano. No, continua a sporcare i tuffi con rotazione indietro, che strano. Strano, perché comunque sono i suoi tuffi, lo si vede, perché comunque è entrato in verticale, però non c'è l'ingresso in acqua senza schizzi. Andiamo a vedere quale sarà il punteggio, perché 70,95 è davanti a Rios, settimo captura. Sanchez, Linue. No, calma, perché non è, è tutt'altro che, c'è Udaya, è già però avanti e va bene, però potrebbe essere dodicesimo. Mancano sette atleti, uno è Udaya, no? Sì, quindi 6 più 7 fa 13. No, ne mancano 7, però Udaya è già davanti. Sì, ho capito, ne mancano 6 e Captura è settimo. Ah, è settimo. È settimo. Ah, allora sì. E allora 430 può diventare la soglia per entrare in finale. Intanto Sanchez, anche lui doppio mezzo avanti carpiato con tre avvitamenti. Il gemello diverso di Garcia, stesso tuffo, stessa entrata in acqua praticamente, un po' meno elegante, un po' meno performante nell'impatto con l'acqua, quindi qualche punticino in meno. 85,50, intanto c'è la Q vicino al nome di Chiarabini, abbiamo un finalista alla piattaforma domani alle 14. Per chiudere in bellezza un mondiale fatto finora di due medaglie per i tuffi italiani. Tutte e due di Tania Cagnotto, la prima assieme a Francesca Dalla Pè, ma oggi ci sarà tutta da seguire la finale del trampolino alle 17.30, fra poco più di un'ora e mezzo, con Tania Cagnotto e Maria Marconi. E questo è il tuffo, chi lo sa? 85 punti deve fare Linue per stare davanti a Captura, doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. No, non li fa, è fuori Linue. No. Fuori dalla finale mondiale. Incredibile. Finale senza un cinese. E quindi si aprono prospettive di podio per altri atleti. Pazzesco. 41,40 sotto i 400 punti. Cioè, io mi spiace, ma credo che qui sia la fine della carriera internazionale di Linue. Mi sa proprio di sì. In Cina, quando tu hai Chen Azien, hai la coppia di sincro che non è andata a medaglia d'oro, ma è molto giovane. Qui a Barcellona vuol dire che devi passare la mano. L'ultima mancata qualificazione cinese ad una finale importante risale all'Olimpiade di Atlanta 96, quando Tan Shupin nei 3 metri femminili rimase fuori, e in quel caso perché? Perché ottenne 4 punti con il triplo mezzo avanti carpiato. Bondar intanto, che era ottavo, triplo mezzo rovesciato raggruppato. Stavo guardando quanti punti deve fare Kubo, perché alla fine Kubo anche lui avrà lo stesso identico tuffo. Kubo parte da 363, però era più avanti, 67 punti. Tanto Bondar qualificato. Sì, anche se non benissimo, perché con questo tuffo non ottiene tantissimi punti, però ottiene comunque la qualificazione. Rimane alle spalle di Chiarabini. Chiarabini è sesto per ora, perderà probabilmente altre 3 posizioni, ma conta relativamente. Conta che Chiarabini è in finale. Sasha Klein,
doppio mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo. Da adesso alla fine solo questo tuffo, eseguito da quattro atleti, coefficiente 3,6. Dunque dopo 17 anni manca un cinese in una finale mondiale, di livello mondiale, fra rassegna iridata e olimpiade. Ottimo il livello Trine, dall'inizio alla fine della gara. Ha sbagliato solo triple mezzo ritornato e poi dopo ha avuto una impressionante marcia verso la finale, e superando i 500 punti in semifinale non è affatto poco. 86,40 l'ultimo parziale. Ligneux è già eliminato, e anzi rischia seriamente di finire, vediamo un po', penultimo. C'è solo Stein, piazzamento che non fa onore alla tradizione cinese. Quindi Baiev, quarto posto dopo 5 tuffi, impossibile andare a raggiungere Garcia, può provare a prendere Sasha Klein, gli servono i 9. Tutto avvitato, tanti in ingresso. Sono curioso di vedere se tra questa semifinale e la finale cambierà il tuffo o proverà a fare il doppio mezzo indietro con triple avvitamento e mezzo per portarlo in finale. Tanto 68,40. Sì, questa mattina ne ha fatti credo 90 o più di 90 addirittura. Per cui lo dico subito, 93,60. Esatto, per cui il tuffo ce l'ha tranquillamente, e questo l'ha sbagliato, infatti guarda e rimane un po' così, come per dire cavolo che punteggio basso che ho fatto, però effettivamente non era proprio uno dei suoi. David Budaya, 70 punti per aggiudicarsi questa semifinale. Era entrato nella semifinale olimpica come 18esimo e poi avrebbe vinto la medaglia d'oro a Londra. Sì, questo punteggio è già, con questo punteggio sarebbe già qualificato. Ovviamente fa molti più punti, ma anche è il suo peggior tuffo. Sì. Steve Foley non è contento. Un po' rubacchiato nella parte iniziale della spinta, molto caduto indietro, questo miscuglio di errori fa sì che il tuffo sia il suo tuffo peggiore della serie. Comunque 81 punti, gli danno i 7,5. Vince ma non di molto su Garcia, e adesso tocca a Chu Bo. Avvitamento indietro per qualificarsi, 57,10 punti. È vero, c'è stato il pasticcio di Ligneux, ma Chu Bo, vediamo per superare Chiarabini invece cosa deve fare. Deve farne quasi 90 di punti. No, non lo supera. Si entra in finale. Oddio, non lo supera, è sempre cinese, quindi può fare veramente di tutto. Dai 100 punti ai 20 punti come ha fatto Ligneux. 93,60, sì. Svanisce il sogno, ammesso che fosse un sogno, di Chiarabini di finire davanti ad entrambi i cinesi questa semifinale, ma è finito comunque molto vicino a Chu Bo. Chiarabini nono, quindi sarà il quarto a salire sulla piattaforma domani alle 14 per la grande finale. Ultime medaglie assegnate dei tuffi, senza un cinese, senza Ligneux, con Budaya primo in semifinale, dunque ultimo a saltare, poi Garcia, Klein, Minibayev, Sanchez. È tutto per il momento dai tuffi, grazie Oscar Bertone, grazie. Appuntamento alle 17:30, finale trampolino femminile, Maria Marconi, Tania Cagnotto. A più tardi.